Bella ragazzi, non vedo l'ora di lavare completamente con l'acqua questa nuova stazione di energia che ci hanno mandato, dichiarandola IP65. In effetti ci hanno mandato da provare questa, che è una stazione potentissima, consistente, pesante, contiene veramente tanta batteria. Della Bluetti, una marca molto famosa, tanti di voi ci hanno chiesto se conoscevamo questa marca, ne avevamo sentito sicuramente parlare, però non l'avevamo mai conosciuta e non avevamo mai guardato le specifiche dal vivo. Ci hanno contattati, ce l'hanno spedita chiedendoci di testarla e quindi ben volentieri. È una stazione portatile, una stazione che è composta da un sistema di batterie, notevole sistema, siamo oltre i 1500 watt ora, cioè con un carico da 1500 watt dura tranquillamente un'ora. E c'è un sistema di inverter, quindi può dare fuori sia 12 volt, ci sono varie prese, c'è anche la presa tipo accendisigari, questa sì, tipo accendisigari, questa qua è una presa invece speciale che porta ancora più corrente, arriva fino a 30 ampere. Poi abbiamo una sezione corrente alternata con tutte le sue prese Schuco, 4 prese, dove possiamo collegarci un carico fino a 2400 watt, quindi anche una lavatrice che praticamente arriva a 2200 di riscaldamento per il motore. E abbiamo tante funzioni. Come funziona? Cioè, ci sono le batterie, c'è l'inverter che fa la 220 onda sinusoidale, quindi possiamo collegarci qualsiasi cosa, anche apparecchiature delicate. Poi ci sono diversi sistemi di ricarica. C'è una ricarica direttamente dalla presa, diciamo, dalla corrente alternata della 220. Qua abbiamo il suo cavo, come potete notare tutti questi collegamenti sono tutti ermetici. Poi abbiamo un'altra possibilità, che è la carica da un'automobile, quindi c'è un altro connettore con l'attacco dell'accendisigari e qua possiamo andare 12 volt, oppure da batteria al piombo possiamo portare 12 volt e caricare questo. Poi abbiamo un altro sistema di ricarica, che questo è veramente interessantissimo. Questi sono i connettori standard per i pannelli fotovoltaici. Ha un sistema di ricarica speciale dal fotovoltaico che si adegua a prendere il massimo dal fotovoltaico, quindi si adegua come tensione e corrente il massimo in base all'illuminazione che c'è. Quindi se c'è poca luminosità in cielo, riesce ad aggiustarsi e prendere il massimo rendimento dal pannello fotovoltaico. Se c'è tanto sole, si adegua altrettanto e carica in molto meno tempo, in base appunto al sole che c'è. E quindi, ricapitolando, carichiamo dalla 220, carichiamo da batterie dell'auto, dalla 220 ma anche da un generatore, sopporta anche un generatore a scoppio. Poi batteria dell'auto, altre batterie o un generatore 12 volt e poi il sistema fotovoltaico, che è una tensione che può variare secondo la luminosità, si adegua a tutte le situazioni. Questo sistema di ricarica si chiama, con i pannelli solari, si chiama MPPT e appunto permette di sfruttare al meglio la curva di ogni pannello solare e vi si attacchi. Altra cosa importante, interessante più che altro, è il fatto che c'è la possibilità tramite i settaggi e tramite un'app via Wi-Fi di regolare la potenza massima di ricarica. Cosa significa? Se decidiamo di comprare un piccolo gruppetto elettrogeno di quelli a valigetta, possiamo decidere di ridurre la potenza di carica in modo da non sovraccaricarlo, oppure tante persone di solito hanno un piccolo box o una cantina dove hanno magari potenza limitata, è possibile ricaricare la stazione, lasciarla magari lì giorno e notte e, che ne so, il giorno dopo poter utilizzare un tornio, un flessibile, un qualsiasi cosa fino a 2400 watt di potenza senza problemi di potenza da assorbire dalla rete.
E la cosa bella è che questo fa anche da UPS, quindi lo si può lasciare sempre acceso, sempre online. In caso di mancanza rete, continuerà a fornire l'alimentazione in uscita senza la minima interruzione, perché il carico rimarrà sempre sull'inverter. Abbiamo una cosa interessante, si può fare un'espansione di batterie. La Bluetti fornisce anche praticamente un'altra cassetta con tante batterie da collegare insieme a queste, aumentando così la capacità, il kilowattora del sistema. Un'altra cosa interessante è che qua abbiamo, allora questa è una normale ricarica dalla corrente di casa. Questa qua, vedete che ha anche tanti pin questo connettore, oltre a quelli di potenza, serve che, avendo un altro accessorio della Bluetti, si possono mettere due di questi apparecchi e collegarli a questo accessorio, dove ci sono delle prese, e possiamo avere una potenza, proprio quella utilizzabile, di 4800 watt. Praticamente lavorano in tandem due, sincronizzati tramite quei collegamenti speciali, e abbiamo la possibilità di far andare un appartamento tranquillamente. Anche Quindi, più di un sì, appartamento. quindi pensate un po', potrebbe esserci un sistema che si carica sia da casa, sia dal fotovoltaico, si può far confluire tutto su questo, averne due. Avere abbondanza di energia elettrica, manca la luce, va anche la lavatrice e tutto quello che c'è in casa con due di questi, e in più vengono mantenuti in carica dal fotovoltaico se c'è appunto la possibilità di mettere dei pannelli fotovoltaici all'aperto. Poi abbiamo questo qua è quello che dicevo prima, è la connessione ai pannelli fotovoltaici, che riceve tensioni da un minimo di 11 volt fino a 60 volt, quindi appunto si adegua a quello che fornisce il pannello fotovoltaico, fino a 21 ampere, quindi fino a 1200 watt massimo di fotovoltaico. Quindi potete mettere una bella superficie e ce lo carica in un attimo una grossa superficie. Abbiamo qua un eventuale, ci va una vite, si può mettere il capocorda, un'eventuale messa a terra. È facoltativa, ma questo apparecchio comunque è isolato di suo, non è pericoloso di suo, ma volendo si può mettere anche questa messa a terra, soprattutto magari se ci sono i pannelli fotovoltaici sul tetto per le scariche O elettrostatiche se lo usiamo ad temporali. esempio in un appartamento, ci Sì. Di permette di mantenere il grado di protezione e di sicurezza di tutti i tutti, salvavita. Direi sì. che è arrivato il momento di accenderlo. Allora, intanto l'abbiamo attaccato alla presa e quindi lo vediamo poi in carica che lampeggia. Qui ci dice il tempo che ci metterà ancora per caricarsi. Gli manca questo 0,1 ore, quindi fra 6 minuti avrà finito la ricarica. E qui ci dice la potenza in ingresso e la potenza in uscita. Adesso ovviamente la potenza in uscita è zero perché non c'è nulla collegato. Questa invece è la potenza di ricarica che sta assorbendo dalla batteria, è quella che abbiamo detto prima che si può modificare per aumentarla o ridurla. Allora, per accendere le varie sezioni, quindi la parte DC c'è il pulsante DC, la parte USB c'è la parte USB e qui abbiamo la parte AC. Quindi accendiamo l'inverter, lo vediamo un attimo al volo con un trapano. Questa è la potenza del nostro trapano e ovviamente è salita un pochino anche la potenza della ricarica. Poi c'è da vedere staccando l'alimentazione. Sì, staccando l'alimentazione, questa Da, parte del ecco. display, ovviamente non carica più, ci dà l'autonomia, in questo caso 70,5 ore in queste condizioni in cui non ci è attaccato niente, Attacchiamo il trapano. l'autonomia in base al carico che colleghiamo. Quindi ora farà il calcolo, 6,2 ore. Quindi con questo trapano qua, con quei 200-300 watt di potenza, riusciamo a farlo lavorare in modo continuativo. Per 6 ore passa. Poi abbiamo tutta una serie di settaggi che sono gli stessi che trovate anche sull'app. Si abilitano così tenendo questi due tasti premuti. Abbiamo anche la possibilità, se avete delle apparecchiature americane,
di avere la frequenza di uscita 50 oppure 60 Hz. Poi ci sono i vari programmi, il 3 ad esempio è la funzione eco e notturno per regolare la velocità delle ventole di notte, ridurre la potenza di utilizzo, eccetera, eccetera. Con la funzione eco, al di sotto di una certa potenza, si può fare in modo che la stazione si spenga da sola. Quindi se ad esempio avete un carico che viene utilizzato ma poi a un certo punto non viene più utilizzato, questa qui si spegnerà da sola senza andarla a comandare. Funzione 4 è questo, è il Power Lifting Mode, interessante perché ci permette di, attivandola, di alimentare dei carichi resistivi. Quali sono i carichi resistivi? Stufette elettriche, lampadina a filamento, ma anche ad esempio l'asciugacapelli, ci sono asciugacapelli che hanno anche 2000 e qualcosa watt di potenza. Se abbiamo delle lampadine e ci vogliamo anche asciugare i capelli o attaccare una macchinetta del caffè, questa funzione ci permette di poter assorbire l'uscita fino a 3600 watt, oppure 7200 in Se caso sono di due, parallelo. sì. Poi abbiamo sempre la funzione eco, abbiamo Bluetooth, Wi-Fi e vabbè, altre funzioni che poi troverete nel manuale. Sono tutti abbastanza semplici da interpretare, anche perché hanno tutte la loro spiegazione. Un'utilità grandissima di questo apparecchio, penso che pian piano apparecchi del genere cominceranno a essere, entrare in uso nelle baite, nei rifugi montani, dove ci sono pannelli fotovoltaici, ma in molti casi anche to piccoli torrenti con piccoli impianti idroelettrici. Questo qua sarebbe la cosa che durante, ad esempio, la settimana si carica anche con poco fotovoltaico, con una piccola turbina idroelettrica, e si ha poi la fornitura di corrente quando si utilizza, tipo al fine settimana o quando qualcuno va a dormire in un rifugio. E una cosa, adesso ad esempio in tanti rifugi ci sono impianti raffazzonati, diciamo, proprio costruiti così, questo qua sarebbe l'ideale, invece che impianti rozzi, quindi una cosa anche affidabile. Come vi dicevamo all'inizio, ce lo danno come IP65. Che cosa vuol dire IP65? La prima cifra sono praticamente gli ingressi di oggetti solidi, quindi dal dito, da una sfera, fino alla polvere, i fumi e le particelle più sottili. La seconda cifra è invece l'ingresso di liquidi. Quindi andiamo a IP6, che dice completamente ermetico a polveri e fumi. E 65, che è questo, dice protetto contro getti di acqua pompati da qualsiasi direzione. Infatti poi proveremo con la canna dell'acqua direttamente. Infatti anche poi tutti questi connettori hanno questo silicone bellissimo che li ricopre e che li rende stagni. Ci siamo voluti togliere la curiosità di vedere com'è fatto e abbiamo tolto le viti, non fatelo voi a casa. In effetti hanno fatto in modo di tenere l'elettronica stagna sotto. Abbiamo visto che anche in giro ci sono degli altri connettori automotive che sono quelli, Come qua, diciamo, di là dalle di là dalle ventole, ventole, sì. sì, che sono sigillati. E esposto praticamente c'è solo la parte dissipatore con questi deflettori qui sulla griglia e tutte queste parti qua che vanno a evitare che comunque l'acqua infilata dentro si vada a infilare nelle E parti comunque ci deve elettroniche. essere uno scarico perché quando aspirasse ad esempio piovigine e roba simile, non arriva nemmeno alle ventole perché sgronda sopra le alette dei dissipatori e cade giù da qualche parte. È un sistema che impedisce anche alle ventole di bagnarsi. Bene, abbiamo attaccato alla nostra stazione alla nostra luce. E adesso praticamente la volevamo provare con il Sì, trapanacolonna. ma io volevo anche fare andare attorno. Però meglio il trapanacolonna. Tutte Facciamo andare tutti e due. e due? Dai. Dai, tutte e due. Abbiamo? Allora, 400 di trapano. Il tuo siamo a 1500 Dobbiamo watt. fare uno sforzo. Prendere un pezzo di ferro rozzo.
abbiamo una passata più con velocità maggiore. Ora proviamo a saldare una saldatrice elettronica. Facciamo proprio la prova, quella del, cattiva, la prova del fuoco. Faccio un cordone così per vedere. 1500, 1700. Quanto sei? 1750 watt, puoi darci ancora di corrente. Sì. Pompa. Quanto? 2600 watt. Perfetto. Sì. 2680. Siamo in sovraccarico, ma sta reggendo. Direi di fermarsi. Direi un'ottima prova. Adesso recupero le specifiche del... usando una pinzetta fantastica. Recupero le specifiche e vediamo anche la caratteristica di sovraccarico di questa macchina, perché può essere anche sovraccaricata anche se non è la sua funzione ordinaria. Come abbiamo detto, la nostra stazione è da 2400 watt, ma fra 2500 e 3000 watt può essere anche sovraccaricata per un periodo di 2 minuti. Questo ci consente di fare avviamenti di motori o avere carichi che appunto spuntano in corrente senza avere problemi di disalimentazione. Da 3000 a 3600 watt abbiamo 10 secondi, una bella curva, una bella caratteristica di sovraccarico, e poi si può arrivare oltre 3600 watt. L'inverter ovviamente va in protezione, si spegne dopo mezzo secondo. Comunque mezzo secondo è già un tempo che ci permette di avviare motori anche di grandi potenze che spuntano oltre 3600 watt. Abbiamo attaccato anche un carico alla presa accendi sigari a 12 volt, così abbiamo provato anche quello. Qui abbiamo sempre il nostro trapano, vediamo il display. E ora partiamo, vediamo se è davvero il P65. Siamo casa leggenda, sempre movimentati. Gestiamo stazioni di energia senza pietà. Le bagniamo con l'acqua, le sovraccarichiamo. Noi siamo i nati dell'elettricità. Il nostro potere. Certo, è la prima volta che qualche ditta che ci manda dei prodotti ci chiede di fare una prova del genere. Ha passato la prova del fuoco e la prova dell'acqua. Ovviamente ci abbiamo collegato anche alla macchina del caffè e ce lo possiamo fare anche in mancanza rete. Anzi, abbiamo finito pure le cialde, per cui se ci volete offrire un caffè potrete trovare il link alla nostra pagina Ko-fi, dove potete fare donazione per il nostro canale e supportarci nei nostri progetti. E sempre nei link in descrizione troverete la possibilità di trovare appunto il link per l'acquisto di questa stazione di energia e di eventuali suoi accessori. A questo punto vi salutiamo. Bella ragazzi! Bella ragazzi! Bella ragazzi!